Allora, ben ritrovati questo lunghissimo pomeriggio continua dopo l'ottavo appuntamento con il dopo l'ottavo appuntamento con l'ufficio delle coincidenze, continuiamo a fare questa un'estate di letteratura. Abbiamo deciso con Gianna Fego, con l'idea di proporre anche, e speriamo che siano soltanto i primi di una lunga serie, discussioni su alcuni oggetti importanti, per esempio importanti per la letteratura, partendo da alcuni volumi. In principio abbiamo individuato il libro sui feticci di Massimo Cosillo, che è di noi, e il libro di Guido Mazzoni, che è il romanzo. Poi ci siamo resi conto che sta nascendo la nuova edizione, uscita in questi giorni, di un libro importante del fine anni 90, che si chiama L'atto dello stesso, che riesce ad avere il doppio, ancora di Massimo Cosillo. Abbiamo pensato di mettere sotto l'etichetta il soggetto altrove. Altrove, il progetto altrove, che è stata una bellissima distrazione per fare così. Abbiamo capito che forse il soggetto altrove poteva funzionare come etichetta per tenersi in questi volumi diversi con moltissimi tratti di continuità. Servono moltissime cose da dire ora in questo contesto, ma io davvero preferisco per il momento tacere perché ho tanti ospiti e perché appunto sarà Ugo di Vieni a coordinare il dibattito. Quindi do la parola. Allora, ringrazio voi di essere qui, Massimo Cosillo, che ha scritto questi libri, che ci faranno chiacchierare insieme, e diciamo Francesco e Cristoforo Giannaffè, che appunto hanno organizzato questa cosa intorno ad un oggetto, la teoria della letteratura, che è sempre più desueta e che diciamo invece secondo me è una delle forme necessarie per riflettere oggi attorno ad un oggetto che è la letteratura, nel senso che non siamo più nemmeno tanto sicuri o meglio che esista separato da altri oggetti che sono appunto il cinema, le arti visive, la televisione eccetera. E quindi la teoria della letteratura è una forma di interrogazione anche sulla teoria della conoscenza e sul modo nostro di leggere l'arte. E io voglio proprio giusto due cose per lanciare la discussione, non per diciamo, parlare su questo tema, sulla chimica tematica, perché in realtà di questo oggi tratteremo, ma soprattutto su una teoria dell'immagine, quindi c'è molto da lavorare sul nostro inconscio immaginario, perché tutti noi nasciamo alla cultura attraverso ormai una sorta di passaggio necessario per l'immagine, e per l'immagine interna, l'immagine esterna, l'immagine interna è quella che ci forniamo attraverso questo processo di feticizzazione, potrei dire, del sé, cioè di distanziamento rispetto al sé. E poi, diciamo, quando entriamo nella cultura, la nostra cultura è oggi una cultura di immagini, e quindi, come dire, entriamo immediatamente dentro a questi oggetti culturali che sono le immagini che strutturano il nostro modo di essere al mondo. Ora, un libro come questo che presentiamo stasera, Feticci, edito da Molino, che ha come sottotitolo Letteratura e Cinema Arti Visive, è un libro importante proprio perché ci consente innanzitutto un approccio multiplo. Vedrete dalle persone che sono qui, diciamo che rappresentano tanti aspetti di un'immagine, di questa immagine che è la fruizione artistica oggi, e dall'altra parte è un libro che ci consente veramente di lavorare intensamente su dei concetti teorici e ha alla base, secondo me, quest'altro libro che è appena uscito in nuova edizione, L'altro è lo stesso, Teoria e storia del doppio. Perché ha alla base questo libro, che è una riedizione ma che è un ampliamento anche del libro precedente? Perché qui
Massimo Fusillo annuncia una cosa importante, il ritorno della critica tematica, cioè di una critica, diciamo, che oggi va oltre un certo tipo di analisi semiologica, strutturalistica del testo, cioè un'analisi formale, e va verso una, diciamo, articolazione per temi, diciamo, dove la letteratura è parte di un insieme più ampio. Ci sarebbe molto da dire sulla tematica. Io ho avuto qualche volta delle discussioni con Remo Cesare su questo, perché la critica tematica può essere anche la storia del cavallo nella letteratura mondiale. Non serve per nulla una critica tematica di questo tipo, e non è quello che Massimo Fusillo fa, perché Massimo Fusillo mette al centro la propria critica tematica appunto un oggetto transculturale come il feticcio. Transculturale, ma soprattutto che interroga profondamente le nostre radici culturali, perché, e lui lo mette subito in rilievo, a fare la teoria del feticcio, cioè il feticcio come modo della, diciamo, della nostra civiltà occidentale, perlomeno dalla rivoluzione capitalistica in poi, di animare l'inanimato, e mette a ingresso in questa teoria del feticcio due grandi nomi, Marx e Freud, no? In un certo senso. E l'uno, la teoria del merci come feticcio del lavoro umano, Marx, nel Capitale, e il lavoro, come dite, c'è dietro questo libro, e pare al fatto che dicevo proprio oggi, Fusillo, mi ha fatto fare un lavoro terribile, nel senso che mi sono dovuto andare a ripescare nella biblioteca del Capitale per vedere questo capitolo sul merci come feticcio, il carattere feticcio della merce, perché mi ha incuriosito, mi ha ricordato che c'era questa cosa, questa lettura fondamentale, e che ho fatto molti anni fa, non mi ricordo il Capitale, ma di alcune parti, insomma, erano serviti a comprendere la realtà della merce e del rapporto di quello che Marx dice a un certo punto, il rapporto di diciamo rapporti di cose tra persone, di rapporti sociali tra cose, e quindi rapporti di cose tra persone, rapporti sociali tra cose, ed è esattamente, diciamo, quello che Fusillo indaga sulla funzione della letteratura, del feticcio in letteratura, cioè il rapporto di, diciamo, di feticizzazione della letteratura come estensione e concretizzazione dei rapporti sociali tra gli uomini, ma anche, e qui c'entra Freud, grosso diciamo, investimento immaginario, erotizzante, diciamo, eccetera, degli oggetti da parte degli individui, da parte naturalmente di quegli individui particolari che sono gli scrittori, che fanno letteratura, cioè come il feticcio, man mano di darti la sua presenza in letteratura, questa è l'ipotesi di Fusillo. Faccio un po' un riassunto del suo testo, così rispetto agli altri di tornarci e entriamo nel vivo della cosa. E questo modo di fare tematica significa realmente, da un lato, fare attenzione alla testualità, quindi non un vago campo culturale, cioè, ma un'attenzione alla testualità che Fusillo diciamo, adopera in questo libro molto forte, e fare anche una critica tematica che sia anche una critica, io direi, antropologica e nello stesso tempo politica, tra virgolette, della letteratura, cioè dare alla letteratura quello giusto valore di costruzione assieme ad altre esperienze estetiche del nostro immaginario collettivo, e di essere la letteratura non diciamo momento di come dire, quasi di evasione serale, eccetera, ma qualcosa di potente e forte nonostante la sua crisi, per capire l'esistente, il carattere di feticcio della realtà. Io direi, e qui diciamo inserisco una domanda, in carica di simulacro, che è altra cosa, un feticcio forse,
che in realtà intorno a viviamo in un'epoca di capitalismo religioso, i valori religiosi possono essere molto ben comprensibili per analizzare le carte finanziarie della crisi. Ci sono dei filosofi, dei economisti che dicono che qua se applichiamo la teologia politica al capitalismo capiamo il carattere finanziario della crisi. Bene, quindi i valori, questo pensiero si nutre di fetici, l'origine della parola è religiosa, e Arcade, il feticio, era questo totem delle tribù arcaiche portato in Europa e oggetto poi di un'attenzione, di una teorizzazione. Bene, non voglio smettere di farvi parlare un poco, quindi passo la parola adesso nell'ordine a questo mio Antonellino, docente di letteratura francese della nostra facoltà, e per appunto intervenire su. Allora, buonasera. Il mio modo di raccontare non c'è più. Di accostare e alzare no, un po'. Diciamo toccarlo, poi non toccarlo. Toccarlo? E perché... Vabbè, vediamo. Il mio modo di accostarmi a questo libro interessante e bello di... intelligente anche, di Ignazio, di Massimo Fusillo, è un po' dettato dalla struttura stessa del libro, nel senso che è un libro che aveva in me acceso un desiderio di diventare un contributore di questo libro. Di dire va bene, ci sono tutti qui dentro, però forse io ci aggiungerei questo, di questa persona aggiungerei quest'altra cosa, che è una maniera, diciamo, mi pare molto attiva di leggere questo libro. Quindi non discuterei per ora l'impianto teorico, la solidità delle definizioni, le divisioni di campo, il progredire cronologico e tematico insieme del libro, ma mi limiterei a dire qualche cosa che mi sarebbe, che mi piacerebbe in una seconda edizione che ci fosse dentro. La prima cosa che mi piacerebbe sarebbe che un'altra cosa devo dire. Questa lettura è stata per me particolarmente attraente perché ho incontrato personaggi a me molto familiari, su cui mi è capitato di conoscere, su cui mi è capitato di scrivere, quindi c'è questo aspetto di amici letti, oltre che conosciuti, amici ritrovati in un libro, che mi dava una familiarità e una confidenza con questo libro, maggiore che in altri casi, naturalmente. Il primo personaggio che mi piacerebbe fosse aggiunto nel capitolo 2, l'oggetto memoriale, è la me molto caro Jean-Jacques Rousseau, perché Jean-Jacques Rousseau, nel suo romanzo La nuova Eloisa, ha due oggetti memoriali molto rilevanti. Uno è un luogo, è il luogo della desolazione amorosa, una piccola parte arida e rocciosa del lago di Losanna, dove lui si rifugia perché è di fronte alla casa della sua amata Julie, e da lì quindi con un cannocchiale che si fa prestare dal pastore protestante, lieve perversione in questo tramite, egli riesce a guardare fin dentro la stanza di Julie. Però questo luogo viene segnato da versi incisi sugli alberi, da scalpellature miniziali sulla parete rocciosa, cioè viene riempito di memorie amorose e dolorose allo stesso tempo, e ci sarà un ritorno di questo luogo quando ci sarà la grande crisi tra i due ex amanti, Julie ormai sposata, ma c'è un grande esperimento in atto, l'esperimento di mantenere l'amore e togliere la sensualità, e in questo esperimento fanno una gita pericolosa proprio in questo luogo che risveglia in una maniera poderosissima i desideri, le ansie, i ricordi, i racconti, le emozioni, via dicendo. Quindi questo è un altro, invece è un oggetto impalpabile, ma molto presente nel romanzo, ed è una linea rossa tematica che consiste nella musica italiana, contrapposta oltraggiosamente alla musica francese considerata nulla, e accompagnata dai versi dei grandi poeti italiani che si leggevano in Francia, Ariosto, Tasso, Metastasia, Cavalier Marino. E anche questo, diciamo, a suo modo è un oggetto perché ci sono sedute di musica, perché si fa musica, perché c'è un musicante napoletano dentro il romanzo,
e soprattutto è un oggetto semantico, se volete, che accompagna il percorso del romanzo. Quindi questa la chiedo come aggiunta per la seconda edizione. E invece adesso vedrei uno scritto in cui mi ero già occupato recensendolo per l'Indice dei Libri. Pallone. Quello che dice Fusillo su questo bel romanzo di Pamucchi, Museo dell'Innocenza, è perfetto, va molto bene. Io aggiungerei solo delle considerazioni un po' secondarie. Prima di tutto, gli oggetti che raccoglie questo Kemal della donna che ha amato, ma che con un errore iniziale del percorso amoroso ha poi abbandonato, e poi è ritornato con una passione tenera e ossessiva e costante su questa donna che lo respinge per moltissimi anni. Ebbene, gli oggetti che raccoglie hanno tutti una cosa in comune: sono tutti nell'area intorno a questa Fusil, come si chiama la donna, la ragazza, cioè sono tutti intorno a lei, nella sua casa, nella sua stanza, i suoi vestiti, i suoi mozziconi di sigaretta e via dicendo. Quindi hanno tutti quanti avuto un contatto in qualche modo con Fusil, e questo replica esattamente lo statuto delle reliquie, che tra i tanti generi, cioè la reliquia è scontato. Se uno ha toccato la veste di un santo, quell'oggetto è reliquia. Quindi c'è questo aspetto, diciamo, di una conservazione ma anche di una protezione. Il Museo dell'Innocenza non solo conserva il ricordo memoriale, ma anche protegge in qualche modo questa attesa e ricerca del fidanzato, dell'amante, di Kemal nei confronti di Fusil. Quindi ci sono un paio, se si potesse utilizzare questa nozione di reliquia, noi aggiungeremo un elemento in più, che è un elemento, diciamo, protettivo e in qualche modo anche propulsore di questa vicenda. Attraverso la reliquia ci si può augurare che questa attesa abbia una conclusione felice, per esempio. La seconda cosa molto interessante, ma questa l'ha già detta così nel suo libro, sono questa raccolta molto singolare dei mozziconi, centinaia di mozziconi di sigarette che l'innamorato fa delle sigarette fumate da lei. Ma a che cosa serve questa collezione di mozziconi? Serve a stabilire la volubilità, il cambiamento molteplice e improvviso degli umori di questa Fusil. È una vera e propria meteorologia dell'anima. Attraverso i mozziconi lui è in grado di operare con una mantica, che è la mantica dei mutamenti di umore, dei mutamenti del carattere. E c'è un elenco minuziosissimo, a seconda che siccome sia annerito, cerchiato di rossetto, schiacciato o invece spento con cura, si ricostruisce retrospettivamente qual è stato il momento, lo stato d'animo di lei, come se qui avesse davanti a sé, diciamolo francamente, un diario di Fusil. È una collezione diaristica in qualche modo. D'altra parte, non so se Fusillo ha visto quest'opera di Damien Hirst, che lui certamente conosce bene. Ci sta una sua opera che si chiama, Anatomia di un angelo e l'abisso, e consiste in varie mensole di vetro sulle quali Hirst ha disposto con molta cura, come oggetti preziosi, come ha fatto anche con, per esempio, con delle medicine, con molta cura disposto una infinità di mozziconi di sigarette. Si vede che il mozzicone di sigarette sta diventando un buon conduttore di ricordo, evidentemente. Però penso che, come l'ha fatto Pamuk, è raro che non si possa far meglio di come l'ha fatto Pamuk. Effettivamente il mozzicone di sigarette è come se fosse, nuova espressione di Rousseau, il barometro dell'anima. È come se attraverso questa raccolta così enorme di mozziconi ci fosse una sorta di diagramma di un sismografo. Si può cogliere tutto l'andamento della vita di questa donna, che è l'unico oggetto del suo pensiero e della sua osservazione da parte dell'amante in attesa. Poi passerei ad un'altra persona che mi è molto nota, un'artista visiva che forse non sa né dipingere né scolpire, un po' fotografare, ma sa concepire la sua opera d'arte. Quindi da questo punto è per una volta strettamente veramente concettuale, che si chiama francese, si chiama Sophie Cal. Di Sophie Cal, giustamente Fusillo cita una cosa, un libro di fotografie interessante in cui lei,
sempre clandestinamente, segue per le strade di Venezia in tutti i suoi movimenti, fotografandolo, un uomo che ha incontrato per caso e di cui forse si è appassionata probabilmente. Ed è una detective story, ma senza crimine e senza neanche nessuna scoperta. È una persecuzione, è un inseguimento, è un'indiscrezione, è un'effrazione, e tutte queste cose insieme probabilmente. A questo, ecco, dove vorrei aggiungere invece la cosa, mi è capitato nella Biennale di Venezia del 2007 di vedere una magnifica esposizione del padiglione francese a Sophie Cal, affidato per intero, che si chiamava Take Care of Yourself, prendete cura di voi stessa. Dico brevissimamente, poi tu mi interrompi quando travagli con i miei 15 minuti. Di che si tratta? Si tratta di questo Sophie Cal, amante, con cui ha un contratto, diciamo, chiamiamolo contratto per dargli peso, che dice: noi, quando tu ti accorgerai che hai bisogno di un'altra donna o di altre donne, tu me lo dirai, e in quel momento la nostra relazione finirà. L'amante in questione si accorge di aver bisogno di donne che ha già conosciuto, che gli mancano nella sua vita, e le scrive una lettera in cui le dice: il patto era questo, io adesso quindi, secondo il patto, tronco la relazione con te e vi mantengo le relazioni precedenti. Poi, con quello che immagino Sophie Cal lo ha mai detto, perché non è legale dirlo, ma che Sophie Cal abbia ritenuto un tocco di orrenda ipocrisia maschile, ha concluso con: premesso anche ugualmente, tu me, abbiate cura di voi stessa. Sophie Cal dice: ricevo questa mail e mi dico: ma non è per me, hanno sbagliato l'indirizzo. È la prima maniera di attutire il trauma, di rinnegare la presenza e di rinnegare se stessa come precedente. Poi però il lutto si fa strada, la catastrofe della rottura si apre davanti ai suoi piedi e Sophie Cal ha un'idea che a me pare molto acuta. Fotocopia questa mail, io dico fotocopia perché sono arcaico, evidentemente manderà questa mail attraverso il suo servizio mail a 104 donne dai vestiti più rari e più vari: una cacciatrice di testi, una latinista, una che si occupa di scrittura, di tradurre tutto in scrittura brai, naturalmente l'inevitabile psicanalista, le due scrittrici, e chiede a loro di dire qualcosa su questa mail e riceve molte risposte, molte sono lettere. Poi la chiede anche a Jean Moreau, che è una sua amica, e Jean Moreau che cosa ne fa? Gli parla uno dei punti più alti della mostra. Jean Moreau recita il testo della mail di rottura come con la solennità, con l'abbigliamento e con la scena spoglia di una tragedia di Rossini, che è una cosa straordinaria. Poi c'è naturalmente la danzatrice esotica che fa una danza su questo tema e così via. E naturalmente questo sparpagliamento della mail da tante donne, questa pluralità di risposte, in qualche modo rendono oggettiva la mente, la tolgono dalla soggettività solitaria di Sophie Cal e, come direbbe il sociologo da Cetra, producono per noi, barbarissimi, che non abbiamo riti per assorbire le rotture amorose, ma ce le dobbiamo piangere nella totale solitudine, fornisce un rito moderno per assorbire il mondo. Allora, questo mi pare che andrebbe anche bene, perché questa mail è diventata un oggetto feticcio salvifico nell'opera di Sophie Cal. La mostra è straordinaria, il catalogo costosissimo ma bellissimo. Adesso non so, il tempo, non ho più tempo. No, 5 minuti. In modo che appunto non... Allora, adesso io voglio attaccare il punto centrale del mio discorso, che riguarda naturalmente un autore di predilezione che è Gustave Flaubert. Allora, per Gustave Flaubert siamo perfettamente d'accordo con Cusino, il quale studia in Madame Bovary, 1857, studia due oggetti fondamentali per quello che riguarda la sua ricerca, e cioè studia il portasigari che per caso Charles Bovary ha raccolto di ritorno dalla Vaubyessard e che Emma custodisce, su cui Emma immediatamente traccia una fantasticheria nobiliare amorosa, come ad Emma cade di fare, nel suo desiderio straordinario di
vivere un altrove rispetto al suo tristissimo qui. Secondo oggetto a cui Fusino presta attenzione, giustamente, è il bouquet. Il bouquet da sposa che Emma Bovary ha subito abbandonato in un ripostiglio, in un armadio, e mettendo a posto delle cose lo scopre solo perché si punge vicino a qualcosa di pungente di questo bouquet. Ora, è noto che Flaubert aveva una passione per tutte le cose a due, tutte le coppie, tutte le strutture binarie. Allora naturalmente c'è un secondo portasigarette, che Emma fa fare identico al primo per regalarlo al suo primo amante, Rodolphe. E allora qua già abbiamo una cosa significativa, l'oggetto unico diventa un oggetto tendenzialmente seriale. Se si può fabbricare identico vuol dire che è un oggetto già serializzabile. E quindi tutta quella fantasticheria è in qualche modo incenerita da questa possibilità reale, pratica, di duplicare, triplicare, moltiplicare. Come avrebbe detto Flaubert, manchesterizzare l'oggetto. Flaubert, come molti grandi scrittori francesi, è fondamentalmente un antimoderno. E pur facendo l'antimoderno, come lo abbiamo fatto Balzac, come lo faranno molti, come lo farà fino anche Roland Barthes, quando scrive quella famosa frase «e se i moderni avessero torto in tutto», con tutto questo poi costruiscono la modernità, diciamoci la verità. Secondo me lì è rimasto sono i progressisti che non capiscono il corpo della modernità, però usando questi arti moderni che sono lucidissimi nel capirla. Poi a volte hanno l'audacia di proporre delle soluzioni e sbagliano tutto, ma come anatomisti sono insuperabili. L'altro oggetto, anche questo è dubbio, il bouquet, perché c'è un altro bouquet nella casa di Bovary, il bouquet della sua prima moglie, però quello viene gettato rapidamente e quindi testimonia, la sua presenza testimonia solo il desiderio di avere ogni volta gli oggetti in coppia. Sul secondo bouquet ci sono considerazioni molto interessanti da fare. Mentre il primo oggetto viene, per così dire, portasigari un po' declassato dal fatto che è riproducibile all'infinito, questo oggetto qui viene invece decisamente distrutto, perché Emma, dopo averlo trovato, dopo essersi fatta male, quindi un incontro aggressivo con l'oggetto, lo getta nel fuoco. E lì c'è un magnifico paragrafo, come quasi sempre il paragrafo di Flaubert, in cui viene descritta con una grande precisione la combustione, l'abbrustolimento e l'incenerimento di questo oggetto. Questo oggetto porta dentro di sé un simbolo formidabile. Questo oggetto è destinato a questo rogo perché rappresenta, al contrario del portasigari, rappresenta il matrimonio, la regola, la norma, il contratto borghese, la ripetizione, la routine. Ma su questo basta leggere poi il capitolo che dedica a Epimenides e questo è molto chiaro. L'altro invece è semplicemente declassato ma mai distrutto, perché l'altro in fondo è quello che piace a Emma, e cioè quella sintesi amoroso-aristocratica della vita che è quello che lei ha atteso disperatamente fino alla fine. E va bene, io ho finito i miei 5 minuti, grazie, a dopo. Sono oggetti come allo stesso tempo di scusa, no, poi me lo dico. Sì, sì. Una cosa che mi piacerebbe dire a Fusino è che parla così bene dei piatti con Le mille e una notte di Don Leonine e la Recherche, ma ci sono anche i piatti di Emma. Emma, quando va in convento, viene portata dal papà in convento e si fermano a mangiare per non pesare sul convento delicatamente. Ed Emma vede una quantità di piatti in cui le servono il pranzo con, giustamente, le scene della corte di Luigi XIV, che per i francesi è il nec plus ultra della nobiltà, della vita aristocratica, della magnanimità. E ci sono le scene amorose, per esempio quella in cui mangia Emma, per figlia di Flaubert, è la storia di Mademoiselle de la Valliere. Questo si può aggiungere al capitolo piatti. Sarà un intervento brevissimo. Come vedete, diciamo, abbiamo dato
a questo libro già un seguito, diciamo, speriamo in un seguito, dove questi oggetti sono, diciamo, oggetti, il contrario degli oggetti desueti, no? A cui Francesco Orlando ha dedicato un bel libro, di cui Fusillo si dichiara in un certo senso allievo, come ideale maestro. E, come dire, tutti questi oggetti, vedete, della quotidianità, che diventano simbolo anche di dove il personaggio vorrebbe vivere, di quale insieme sociale, a quale insieme sociale vorrebbe appartenere. E proprio questo, diciamo, ci dà il modo di dare la parola a Jerry Carillo, che insegna storia della filosofia politica. Vedete l'approccio, come dire, extra letterario, ma che dentro la letteratura di Fetticci c'è perfettamente. E lo ringraziamo di essere qui. Jerry Carillo insegna a Sorsola, ma anche nella nostra università, a giurisprudenza, quindi è uno sguardo altro all'oggetto letterario. Sì. Grazie Ugo. Avete avuto già un saggio, ascoltando Giuseppe Verrino, della potenza epidemica del desiderio mimetico che questo libro attiva, perché avete avuto un campione vivente di un feticismo di terzo livello. Cioè, se c'è un feticismo di Flaubert, c'è un feticismo di Massimo, che scrive di Flaubert, e c'è un feticismo di Giuseppe Verrino, che amplifica il catalogo di Massimo, ed è un gioco potenzialmente infinito, interminabile. Perché questo libro, questo gioco mi consente di dire molto semplicemente, di fare un po' di coming out, perché questo è un libro molto liberatorio, molto emancipativo, come se l'epigrafe di questo libro fosse feticisti di tutto il mondo, uniamoci, più che uniti, ma uniamoci, perché ognuno di noi si ritrova, questo libro ci riguarda. E dai, farò delle notazioni abbastanza così disorganiche, disordinate. La prima è questa, è molto utile dal punto di vista teorico, dal punto di vista della semantica storica, il fatto che Massimo, come già Giorgio Agamben parecchi anni fa, riconduca efficacemente Feticcio a Facticium. Massimo non ama le etimologie, lo dichiara apertamente, pur essendo filologo di formazione. Cioè, il feticcio è un artefatto, un poiumenon, cioè il feticcio è il risultato, il prodotto di un atto poietico, produttivo, creativo, non a caso è un modello di creazione artistica, un atto poietico di isolamento del frammento da un tutto. In questo esso è apparentato il feticcio al Kemp. Giuseppe Verrino ha definito il Kemp come, appunto, come una poetica del frammento, una poetica della parte rispetto al tutto. Questa definizione è estremamente interessante, perché se noi provassimo per un istante a sostituire i piatti di Flaubert con il feticismo del piede, per esempio della scarpa, di cui si parla molto nel libro di Massimo, noi potremmo comprendere come quello del feticista sia un vero e proprio lavoro. Cioè il feticista produce il dettaglio, isolandolo dal contesto. Se voi pensate, e soprattutto sovvertendo in questo modo ogni gerarchia e ogni distinzione, è stato già detto, tra l'animato e l'inanimato, ne parla Susan Sontag, l'organico e l'inorganico, ne parla Walter Benjamin, la persona e la cosa. Feticismo è un esito, potremmo dire, compiuto delle filosofie dell'impersonale, delle filosofie del diventare animale e del diventare cosa. Se voi considerate un oggetto feticcio che è un asinello, che è per antonomasia, il piede calzato da Manolo Blahnik di Sarah Jessica Parker in Sex and the City, voi vi trovate proprio di fronte a una esemplificazione perfetta
dell'efficacia del metodo e dello stile argomentativo di Massimo. Cioè, che cos'è quel piede? È soltanto organico? È soltanto il piede di una donna? Il dettaglio isolato pornograficamente di una donna, esibito? Non è soltanto questo, è un piede calzato. È un piede totalmente coperto da una scarpa? No, perché è un sandalo. E quindi lascia una parte rivelata, una parte esibita. È un piede totalmente nudo? No, perché le unghie sono laccate. Che cos'è un'unghia laccata se non un'unghia smaltata, se non una esemplificazione proprio della vanificazione di ogni confine ontologicamente rigido tra organico e inorganico, tra physis e poiumenon, tra physis e techne, tra natura e artefatto. Ecco, però per arrivare a dire questo io ho dovuto compiere, io come spettatore animato da una violenta pulsione scopica, io come regista che ho messo in scena questa celebrazione del piede, ho dovuto compiere un atto creativo, un atto poetico, un atto di isolamento, cioè ho dovuto costruire un facticium che retoricamente rinvii a una totalità perduta. Questo è un punto abbastanza interessante. Non a caso negli amplessi di Sarah Jessica Parker sono sempre visti dal lato degli isolati. Viene isolato soltanto il dettaglio delle scarpe, il dettaglio dei tacchi a stiletto che sono rivolti verso l'alto, quindi sono tacchi antigravitazionali. Mentre gli amplessi di Samantha, Kim Cattrall, sono ripresi con forti movimenti sussultori che mettono in primo piano il volto che sbatte avanti e indietro di Samantha. È esattamente simmetrica questa costruzione, c'è feticismo, c'è fatticismo nella prima immagine all'ennesima potenza, c'è il feticismo tipico del taglio e del dettaglio, come dice Massimo, soltanto nella seconda sequenza. Cioè, il cinema è costitutivamente, essenzialmente feticista perché isola dettagli per definizione, li smonta, li rivolta. Ma detto questo ci fermiamo. Altra cosa che mi consente di dire questo esempio così pop, forse anche un po' camp di Sex and the City, che è una serie che personalmente detesto, poi detto questo insomma non ha nessuna importanza, questo esempio mi consente di proporre a Massimo la vostra attenzione una sorta di corrispondenza. Il feticcio, lo avete capito benissimo perché lo ha detto molto limpidamente Merlino, sta all'oggetto come l'evento sta al fatto. Non tutti gli oggetti sono feticci, lo sapete benissimo, non tutti i fatti sono eventi. Uso fatto ed evento in una accezione classica che era molto cara a un grande filologo di origini calabrese, di Vibo Valencia, che era Carlo Diano, che insegnò a Padova, e nello stesso tono d'anni il rapporto fatto ed evento, forma fatto ed evento, viene ribadito da Cherini, che tutti voi conoscete, in cui l'agalma, la statua, viene definita da Cherini come una fonte di eventi. L'evento, perché l'evento è per il fatto quello che il feticcio è per l'oggetto? Perché l'evento è un fatto che io percepisco, io spettatore, accadere per me. Il pianoforte di Madame Arnoux, che è venduto all'incanto, nessuno lo compra all'inizio, viene visto da Frédéric Moreau come un feticcio, perché è il pianoforte di lei, di Madame Arnoux, correggimi se sbaglio. Da tutti quanti gli altri, come chiarì benissimo Franco Moretti, quel pianoforte non è percepito come feticcio. E infine, usando ancora Pamuk, il feticcio sta all'oggetto come l'evento sta al fatto, come il kairos sta al kronos. Cioè nella lettura il kairos è istante, è, dice Cristina Campo, l'attimo da cogliere come un fiore miracoloso. Il kairos è istante, l'opportunità che viene isolata dallo scorrere del tempo, dal fluire del tempo cronologico. È definito da Aristotele il bene del tempo, agathon e un crono. Ecco, il kairos è il feticismo del tempo, potremmo dire,
una forma di isolamento dell'attimo appunto miracoloso. Vorrei chiudere però, rubo giusto gli ultimi 5 minuti, perché anche a me, come già il Dio ibrido, questo libro ha suscitato poi una voglia infinita, oltre che di dichiarare il mio feticismo che si è esplicitato abbastanza, una voglia proprio incontenibile di applicare il metodo così, insomma, e in particolare mostrando la contiguità profonda tra la categoria del feticcio e quella del camp. A proposito del camp, che poi se lo vedete vi spiega benissimo Merlino che cos'è, Fusillo fa una notazione fulminante. Il camp è una categoria metastorica, ergo si presta ad applicazioni a vari livelli, in vari contesti, in vari ambiti. E c'è un'altra notazione molto raffinata, raffinatissima, che sembra quasi datare l'inizio di della vicenda feticistica nell'ellenismo, con la poesia ellenistica, con la cultura ellenistica, la cui novità, il cui potenziale di novità viene addirittura paragonato da Massimo alla rivoluzione industriale, che è l'altra grande stagione definitiva dell'affermazione del feticismo. Ebbene, nell'ellenismo si afferma, dico banalità manualistiche, un vero e proprio primato del vedere, un vero e proprio primato della visione. L'ho sperimentato lavorando sul mito di Ateone. Il mito di Ateone, in una delle sue versioni più risalenti, quella di Eschilo, quella di Euripide nelle Baccanti, la colpa di Ateone si risolve in questo: Ateone si sarebbe vantato d'essere un cacciatore nettamente più bravo di Artemide, suscitando in questo modo, con questo atto di hubris, di oltraggio, di oltranza, l'ira della dea che, trasformato in cielo, fa sbranare dai suoi cani sul monte Cicerone. Nella versione degli inni di Callimaco, la colpa di Ateone muta radicalmente, il castigo rimane lo stesso, ma Ateone viene castigato dalla dea perché per caso, per un destino avverso, Ateone ha incontrato con lo sguardo, violandolo, il corpo nudo della dea Vergine. Avendo avuto accesso a una visione proibita, Ateone deve essere punito, cioè deve essere ristabilita la zenis, nonostante non ci sia alcuna colpa. Siamo tra i greci, non tra moderni, quindi non c'è problema di una colpa. Ora vorrei farvi, chiudo proprio su questo perché è una citazione, vorrei farvi notare, l'offro come regalino a Massimo, come Christopher Marlowe, quindi siamo alla fine del XVI secolo, ultimo decennio del XVI secolo, nell'Edoardo II, proponga una riscrittura camp e feticista, al tempo stesso, del mito di Ateone, del tema mitico di Ateone. Ed è un'illustrazione, un'esemplificazione particolarmente perspicua del rapporto tra feticismo, camp e teatralizzazione, cui questo libro dedica pagine veramente molto molto lucide. L'antefatto è rapidissimo: è appena morto il re padre che aveva decretato l'esilio di Gaveston, qualcuno di voi ha visto il film di Jarman, che è il favorito amante del principe, adesso re, Edoardo II. Dunque Gaveston si rallegra, si compiace di questa successione dinastica, si compiace di poter tornare in patria da amante favorito del nuovo re, diventando protagonista di tutti gli intrighi di corte. E questo è il dono che Gaveston prospetta a Edoardo II. Voglio ingegni piacevoli, la traduzione è quella di Wilcock, poeti amorosi, musici che premendo solo una corda spingano il blando re dove mi pare. Lui si diletta di musica e poesia. Gli offrirò maschere italiane la sera, dolci versi, commedie, belli spettacoli. Di giorno, invece, quando esce a passeggio, i miei passi saranno ninfe silvane e i miei servi capripedi come satiri pascoleranno il campo come pastorale urbana, ballando danze rustiche. Talvolta, in veste di Diana, un bel ragazzo, coi capelli che indorano l'acqua che scivola, coroncine di perle sulle braccia nude,
e nelle mani gaie rami di olivo per coprirsi le parti che più ci attirano, in un ruscello farà il bagno. E nei pressi, uno che spia tra i rami, peeping through the grove, peeping to peep, guardare senza essere visti. Come Atteone verrà mutato dalla dea irritata in un cervo che fugge tra mute urlanti finché braccato fingerà di morire. So che il re predilige queste cose. La finta caccia è un tema in questo libro di cui parla Zahir Mazak, e di finta, c'è una finta caccia, anche poco finta, per esempio in un grande artista performativo contemporaneo che si chiama Matthew Barney, che ha dedicato un ciclo di performance e di fotografie, di diapositive, lui è il compagno di Bjork, che voi conoscete, al tema della lotta virile tra lottatori semiferini, e l'ha intitolato Drawing Restraint. Anche in questo caso voi vi trovate di fronte proprio a una, potremmo dire, a un tema che poi viene affrontato nell'altro lo stesso, cioè alla potenza di propagazione transculturale di alcuni segni, transculturale ma anche transmediale. Come vedete siamo passati dal teatro al metateatro, all'arte performativa, che è dal Dio ibrido in poi è la grande apertura che Massimo ha fatto ai vostri studi, ma anche a sensibilità profondamente diverse con la mia. E anche di questo, anche per questo penso che il suo libro l'ha accolto con molta gratitudine. Grazie. Passo la parola, cerco di supplire così nel frattempo Tilde può vedere se il microfono funziona, alla professoressa Tilde Bertoni, che insegna a Palermo letteratura comparata, ma come dire, il suo è un ritorno a casa, perché allieva di Giancarlo Mazzacurati, Tilde diciamo, è qui di casa, e quindi mi fa piacere ascoltarla nella sua casa. Diciamo, abbiamo adesso un'ulteriore propagine nella letteratura comparata di questi oggetti, io direi politici, che poi ci facciamo una riflessione, perché questo tema, come dire, del re e del favorito, a parte analogie con il moderno, ma l'analogia con il moderno, per non fare banalità, ma insomma è tra il, ecco qui veramente, tra il feticcio e il simulacro, tra il feticcio e potremmo dire l'immagine alla Deborah, quindi che ha perso qualsiasi capacità desiderante, perché lì c'è ancora il desiderio, e qui oggi abbiamo la chiacchiera, potremmo dire. Bene, grazie moltissimo a Ugo di Vieri e a Francesco di Cristoforo per questo ritorno a casa che mi fa molto piacere. E allora io vorrei procedere in questo modo, provare a evidenziare, a ripercorrere rapidamente quelle che sono secondo me due costanti forti, magari non immediatamente evidenti nel libro, poi suggerire un possibile ulteriore percorso, infine così una riflessione proprio complessiva sul libro. Naturalmente prego, vorrei di incalzarmi se mi attardassi troppo, ecco, su uno di questi aspetti per riuscire a seguire tutti. Allora, la prima di queste due costanti sotterranee, secondo me, è l'idea forte del feticcio come elemento che può far emergere l'implicito, che può far emergere i sensi repressi, sottaciuti, alternativi dei testi, i sensi che magari producono quelli più esplicitati, più evidenti, più tranquillizzanti. Questo si sente la profonda consonanza del metodo diffusivo con quello di Orlando, da un lato, che è stato già evocato, anche direi sempre poi dallo stile diverso, ma anche direi con quello di Mario Lavaggetto. Il feticcio, diciamo, come spia, come indizio di un senso altro. Faccio solo qualcuno dei tanti esempi, delle tante forti analisi che fa Fusillo,
carica perturbante del desiderio, una reversibilità, un metamorfismo, un'inquietudine delle passioni che corrode il senso dei finali apparentemente tranquillizzanti, apparentemente edificanti. Un altro esempio, un'analisi stupenda, quella di Fusillo sulle asimmetrie tiberiane, il ruolo del bicchiere feticcio, l'oggetto memoriale, che da un lato esprime la moscia, il ricordo per un amore, diciamo la fissazione, l'ossessione per l'amore impossibile, dall'altro lato esprime una fissazione, sottolinea Fusillo, un blocco narcisista e che quindi propone quel razionalismo illuminista, quel desiderio di armonia che sarebbe, diciamo così, l'aspetto più evidente del testo. Ancora un'altra analisi, quella di grandi speranze di Dickens, Fusillo mostra come l'oggetto, che anche qui l'oggetto memoriale, grandi speranze, la fissazione di Mr. Chante, il suo corredo da sposa, esprima una valenza fortemente regressiva, una valenza che ancora una volta corrode quello che sembrerebbe il senso più esplicito dei romanzi di Dickens, l'esaltazione delle mitologie progressiste, delle grandi conquiste inglesi, il diritto, l'espansione industriale, capitalista e così via. È particolarmente ricorrente, aggiungerei tra l'altro nell'ultimo Dickens, questo proprio valore degli oggetti, anche dell'ossessione per gli oggetti, manie, eccetera, che mette proprio, fa risaltare le crepe, le nevrosi che già prodottono quella razionalità borghese di cui Dickens apparentemente sembrerebbe alfiere. E ancora un altro esempio, un'altra bellissima analisi di Fusillo, è quello di un testo, insomma, si potrebbe dire già talmente maneggiato, gualcito, scorticciato da tutte le parti che non se ne può più, eppure Fusillo ne rimette in luce il senso attraverso il feticcio. Dorian Gray, l'accumulo di oggetti, il collezionismo di Dorian Gray, l'altro dice anche il feticismo del libro, le tante copie attribuite collezionate da Dorian, esprimono una molteplicità, dice così, una flessibilità del Dio che va ben al di là di quella apparente morale sul troppo manichea, evidenziata dal finale punitivo, moralistico, quella antinomia, quella contrapposizione netta tra il bene e il male. Quindi questo mi sembra una prima costante sotterranea molto forte, il feticcio come valorizzazione, emanazione del senso implicito. Un'altra costante che mi sembra si possa rintracciare nel libro è, diciamo così, la valenza compositiva del feticcio, il ruolo del feticcio sul piano compositivo e stilistico, come l'importanza del feticcio riesce in molti testi a scardinare le impostazioni, le soluzioni narrative, discorsive più canoniche. E questo Fusillo lo mostra veramente con un attraversamento incredibile dalla letteratura antica a quella contemporanea. Ad esempio, a partire dalle Argonautiche di Apollonio Borgo, l'ossessione, l'antropomorfizzazione dell'oggetto blocca la trama, sottrae valore all'eroismo e sabotaggio dall'interno dell'epos. Tra l'altro ricordo che le Argonautiche è una lunga fedeltà di Fusillo, il suo primo libro, Il tempo delle Argonautiche, c'è anche una sua bellissima edizione insieme a Guido Caguano, appunto di Apollonio Borgo, delle Argonautiche per la Cura. E poi andando avanti, questa valenza compositiva, scusatemi, del feticcio si può rintracciare in moltissimi altri testi, testi della modernità belga, appunto Nellino ci ha parlato di Madame Bovary, dice Fusillo, come c'è il feticismo per gli oggetti del personaggio, c'è un feticismo della scrittura, un'attenzione al dettaglio, un'ossessione di scrittura che crea un'altra trama. Il testo è contemporaneamente centripeto sul piano narrativo, direi centrifugo su quello discorsivo. L'oggetto ricrea la trama. Ancora da allora avanti Fusillo si concentra su una serie di testi che si diciamo, a cavallo fra fine 800 e inizio 900, alcuni più noti, altri meno noti, in cui l'esuberanza dell'oggetto, l'esuberanza dei fetici, l'esuberanza dei dettagli mette in crisi la tradizionale dialettica tra lo sfondo descrittivo e il primo piano narrativo. È la descrizione che viene avanti e questa messa in crisi della dialettica
incalzante della società moderna. Quali sono questi testi? Beh, uno per esempio a cui il Fusillo dà una giusta forte importanza, O Bonheur des Dames, il paradiso delle signore di Zola, cioè un testo a cui ha dedicato attenzione anche Giancarlo Alfano e qui nel suo ultimo bellissimo libro La Cleptomania di Leopardi. Ecco, un testo in cui davvero c'è il rovesciamento fra sfondo descrittivo e primo piano narrativo. La narrazione è una storia in fondo banalissima, è una ripetizione della Pamela e la di Richardson, un normale intreccio d'amore coronato da lieto fine. Quello che conta è l'ossessività degli oggetti, la descrizione delle merci, le merci del grande magazzino e la loro ambivalenza. Da un lato il fascino, l'esaltazione, il metamorfismo della contemporaneità, dall'altro lato l'angoscia del capitale, del grande capitale che via via stritola il povero, il piccolo commercio, il proletariato che lascia, diciamo, sangue dietro di sé. E poi una serie di altri esempi, sempre appunto di questa messa in crisi della dialettica tradizionale, ad esempio a Recurve, appunto di Smon, il ribaltamento anche di questa staticità claustrofiliaca di cui parla Fusillo, crea, rende il testo quasi saggistico, più un saggio che un romanzo, c'è proprio una sorta di capovolgimento. Ancora testi meno noti come la storia di Venere e Tannhäuser, di quel personaggio straordinario, un disegnatore, scrittore che Aubrey Beardsley, questa esuberanza descrittiva che proprio fa esplodere ogni tipo di narrazione. C'è anche un legame che Fusillo giustamente sottolinea con il modello eroico. E poi un film di von Sternberg, l'imperatrice Caterina, beh poi dopo di 10 anni la secchia più titolata a parlare di cinema, quindi lascia lei, però Fusillo nota come il folle apparato decorativo dell'imperatrice Caterina, che poi esprime, diciamo, questo senso di potere presentato come un fungo folle prossimo alla deflagrazione, e come questo apparato crei una sorta di controverso. E ancora, Fusillo poi affronta, diciamo, le grandi opere del modernismo, mi limito a due riferimenti, ce ne sarebbero altri, Proust. Proust, Fusillo riprende la connessione di De Benedetti fra la recherche e il pensiero fenomenologico, quegli oggetti, diciamo così, che sono impermeabili a una comprensione totale, quella resistenza dell'oggetto che può, diciamo così, rivolgersi lui al soggetto, però rifiuta di essere totalmente penetrato, e nello stesso tempo nell'opera sacca di opacità, diciamo così, della letteratura, del romanzo che non si lascia recitare fino in fondo. Ancora in Virginia Woolf, in questo racconto Oggetti soli, appunto, che lo Fusillo ritrova e analizza, questa importanza degli oggetti infimi e anche una scrittura che può vedere, che può penetrare la realtà soltanto attraverso frammenti ambigui, fino a Baudelaire, poi appunto la registrazione del nuovo Man, che è un'altra lunga fedeltà di Fusillo. Qui possiamo parlare, si fa volendo, di una tesina fatta alle medie. Lo studioso a 13 anni finisce un lavoro su Baudelaire. E lì appunto questa registrazione degli oggetti ormai priva di investimento emotivo e anche di sfacimento totale della scrittura. Allora, mi è rimasto poco tempo e a questo punto io dico solo che il percorso alternativo, non alternativo, no, mi correggo, ulteriore a chi io avevo in mente, riguarda il ruolo dell'oggetto sul piano sia compositivo che tematico nella letteratura umorista. Questo Fusillo forse me lo ha già sentito dire, e là io penserei, insomma, a un certo Wilde, anche a un certo Sveo, a proposito di quello che diceva Carrillo sui piedi delle scarpe, e penserei, per quanto riguarda il piano compositivo, anche a Stern. Però se ci rimane tempo, se facciamo un secondo giro, di questo parlerò poi dopo. Invece tengo di più a utilizzare questi ultimi minuti per una considerazione generale sul libro. Ecco, secondo me questo libro, come altri libri di Fusillo, come tutti i libri di Fusillo si può dire, su due versanti non è un libro feticista, eh? È un libro sui fetici, questo sì, ma decisamente non è un libro feticista, è il contrario.
del feticismo in proprio persona è un grande libro, come gli altri libri di Tusito. Perché? Perché non c'è il feticismo, a mio avviso, nel senso dell'ossessione, della idolatria maniacale, monomaniaca per determinati oggetti. Non c'è l'ossessione di un solo metodo, c'è l'eclettismo ragionato di metodi. Non c'è, ci sono, abbiamo detto, lunghe fedeltà, autori privilegiati, ma c'è un enorme attraversamento di testi. Non c'è idolatria per la purezza della letteratura esonata, al contrario, l'approccio di Tusito è dichiaratamente intermediale, parlare del dialogo, della polifonia, del rapporto della letteratura con altri campi espressivi, le arti visive, il cinema e così via. Quindi da un lato niente idolatria monomaniaca, dall'altro lato non c'è nemmeno alcuno indiscriminato, assolutamente no. Alcuni libri hanno avuto bellissime recensioni, alcune però secondo me insistevano un po' troppo, ecco, libro sul feticcio che poi presenta questa immensità, ma non c'è nulla di collezionistico. C'è un dialogo profondo con i testi, sempre alla luce di certe direzioni di senso. Poi, Tusito, seguendo, ecco, la comparatista fino in fondo, la dialettica fra costanti e varianti, mette alla prova, perché Tusito guarda la letteratura da vicino, come secondo me va guardata la letteratura vista da lontano, è molto pericolosa. Tusito mette alla prova sempre le sue riflessioni nella varietà, nel polimorfismo dei testi, per capirlo poi, per evitare di essere sommersi dagli oggetti e dai felici, e beh certo bisogna leggere e studiare il libro, e non si c'è piacere nel libro, che può essere anche quello del gioco feticista, però è un gioco molto serio, davvero serio. Ringraziamo il presidente del Polo, no, che voglio dire, è venuto venire a sentire qualcosa in forma privata, ma appunto vedete, come docente di diritto del lavoro, come dire, ci ha dato da lavorare. Uno dei lavori è poter è lavorare sulla letteratura, vedete. E attraverso questo lavoro sulla letteratura si parla della nostra percezione. E voglio dire, questo libro, come ha detto giustamente Lidia Bertoni, non è un libro feticista, ma è un libro appunto che lavora con i ferri del mestiere, nel senso che questo è anche il titolo di queste serie di incontri. Vuole mettere in rilievo come dentro ancora la teoria della letteratura c'è un'attenzione a appunto incidere sulla superficie del nostro immaginario. Cioè il nostro immaginario oggi è fatto, quello sì, in maniera feticistica, non consapevole, cioè è un accumulo di immagini, di temi che non riusciamo più a mettere diciamo in un ordine, perché non c'è più un desiderio che ci guida. Allora la teoria della letteratura è, in fondo, potrebbe essere ancora, in un mondo in cui appunto pare che lo scopo è il consumo e non il desiderio, di fare una sorta di terapia, una sorta di terapia del nostro immaginario, dei nostri feticci, perché come dire, il feticcio non è un... ci siamo stati abituati a vederlo solo sul lato appunto dell'occhieggiare, del guardare eccetera, non scoprire tutta la dimensione anche conoscitiva di questo, di questa dimensione. E dimensione conoscitiva, vuoi dire qualcosa? Posso? Sì, sì. In relazione a quello che ho appena sentito, quando tu hai detto, e approvo moltissimo, che gli oggetti feticci incidono fortemente nelle mosse narrative, allora vorrei fare sempre l'esempio del solito Flaubert. Madame Bovary finisce quando tutti gli oggetti di Madame Bovary, i suoi feticci, sono stati venduti all'asta per pagare i debiti. Restano 12 franchi, crudeltà flaubertiana, 12 franchi e 15 centesimi per pagare il pianto alla sventurata Berthe Bovary, orfana dei due genitori, una incredibile BB del romanzo francese.
ma le vendite all'asta concludono un cuore semplice e concludono in, certamente non concludono ma avviano a conclusione le questioni sentimentali, gli oggetti evacuati, il romanzo va a finire. Benissimo, vedete che diciamo, stiamo movimentando quello che doveva essere un dibattito paludato, che invece diventa già un qualcosa di interscambio. Volevo solo dire appunto a proposito di ferie, mestieri eccetera, che questo libro di Fusillo, l'altro è lo stesso, è pubblicato in una collana di Mucchi che si chiama Lettere Persiane, cioè uno sguardo a te, è una collana coraggiosa perché vuole mette di nuovo al centro dell'attenzione la teoria della letteratura. La lettera persiana è uno sguardo dall'altrove, in fondo, no? Quindi ci auguriamo tutti di poter leggere altri libri, oltre di Massimo, anche di altri autori in questa collana. Lascio la parola ad Anna Masecchia, che insegna storia del cinema ad Arezzo e che quindi, come dire, è lo sguardo estremo a cui affidiamo il libro Fetici, perché è lo sguardo di un'arte per eccellenza dell'immagine del feticcio comunque. Grazie, grazie a chi mi ha preceduto, perché mi faceva molto il compito di provare a non sintetizzare, perché è veramente difficile, però provare a restituirvi il modo in cui questo libro, appunto, attraverso il cinema, Massimo Fusillo ci tiene a puntualizzare, come poi adesso sempre faccio, insomma, anche negli altri testi, che il suo metodo guarda alla contaminazione anche tra linguaggi espressivi differenti, e cinema e arti visive sono assolutamente centrali molto nella sua riflessione sul progetto feticcio. Ci sono tanti film che Fusillo cita e che analizza in maniera più dettagliata e puntuale, dai Ultimi fuochi di Casan del 76, la Biblioteca Catalina, già citato del 34, di Sternberg, di Dinger e Morto di Ferreri, però quello che mi piacerebbe provare a fare è cercare di far venire fuori quello che è il rapporto dell'oggetto feticcio con l'immaginazione cinematografica, se così può dire, cioè su come appunto si può ricostruire un meccanismo tipico dell'immaginazione cinematografica attraverso il rintracciare questa categoria dell'oggetto feticcio, o anche appunto vederla dentro determinati film o determinate epoche di evoluzione storico-linguistica del cinema. Non mi spaventare, insomma, è una cosa molto meno elaborata di così. Allora, quello che interessa il cinema, libro, è appunto il dispositivo della visione. Si è fatto riferimento, per questo dicevo che mi è stato facilitato il compito, a un elemento che Fusillo tiene a sottolineare molto. Il feticismo si alimenta, scrive, di visualità e di quel desiderio primario di guardare, che si chiama pulsione scopica. Ebbene, la pulsione scopica è l'elemento che alimenta in maniera evidentemente forte il rapporto di ogni spettatore con un film, cioè scopica alla base della relazione che ogni spettatore stabilisce con un testo filmico. E c'è appunto anche nel testo di Fusillo un riferimento costante allo sguardo, all'occhio e al voyeurismo, no? Come dimensione appunto nella quale si amplia e si distende questa funzione scopica che ci anima. Appunto veniva citato prima Beeping, insomma, c'è un film che è veramente un film feticistico e che proprio mette in relazione l'occhio di chi guarda con il dettaglio, la scomposizione, i frammenti, quindi insomma con feticizzare quello che intrattiene un rapporto feticistico con il mondo che si chiama Peeping Tom e che appunto insomma racconta di come descrive insomma questo personaggio che costantemente è ossessionato da una perversione voyeurista, una vera e propria espressione voyeuristica, appunto guarda, volendo guardare perché sa di non essere guardato, spia, comunque compie un'operazione che è quella dello spiare. Allora, l'occhio scorporato è un elemento che è centrale nel cinema dell'origine, è centrale per l'evoluzione del rapporto che ogni spettatore attraverso l'epoca ha intrattenuto con il cinema. E l'occhio
più scorporato, appunto questo meccanismo voyeuristico è strettamente intrecciato con una forma di disincarnazione, cioè l'idea di non doversi necessariamente percepire come interprete da parte dello spettatore, potersi frammentare in un flusso che è quello delle immagini, quello della fruizione, e quindi in qualche modo diciamo abbandonarsi a, se vogliamo, una reificazione del sé. Allora, a me le parti che hanno appunto stimolato più riflessioni sono i capitoli 4, creare mondi, la forza metodica degli oggetti, che è stato citato più volte, insomma, nel rapporto a Madame Bovary, ma anche non ancora a Casale, insomma, a Madame Bovary sì, sono gli oggetti che hanno fatto bene questo romanzo, e poi quello della teatralizzazione degli oggetti di fiducia. Per quanto riguarda la forza metodica degli oggetti, questo è un elemento sul quale Massimo Fusillo insiste più volte e che è stato già evocato, però che mi fa piacere ricordare, cioè la proiezione artisticistica di valori emotivi sugli oggetti è molto in comune, dice Fusillo, con la creatività artistica in generale, dall'eterogeneità e alterità delle cose fisiche per il testo di sopra racconti simbolici e passioni. Quindi, appunto, insomma, dall'eterogeneità e attività delle cose fisiche, la creazione artistica investe sopra gli oggetti, racconti simbolici e passioni. Allora, è un po' quello che avviene per l'appunto a uno spettatore cinematografico quando si appunto immerge nella visione di un film. E però, per riprendere in maniera più puntuale il capitolo 4, appunto, creare mondi, la forza metodica degli oggetti, per quanto riguarda Madame Bovary, Susilo sottolinea che l'importanza di valorizzare e assolutizzare ogni singolo dettaglio, coinvolgendo appunto tutti e cinque sensi. Ora, la categoria di povarismo, che appunto Susilo non chiama direttamente, ma che è dentro il suo discorso, è una categoria che Gautier ha utilizzato nel 1909, la seconda volta, per appunto descrivere un meccanismo psicologico interno ai personaggi flaubertiani, in particolare una Bovary, questo nome, e che appunto passa attraverso l'ossessione degli oggetti, l'ossessione della moda, anche per il lusso e così via. Allora, questo elemento di passaggio epocale che Flaubert racconta attraverso un personaggio femminile mi fa piacere ricordare che ritorna nella storia del cinema, della produzione cinematografica, nel rapporto che il cinema instaura tra spettatrici in particolare e oggetti, il mondo degli oggetti, il mondo della moda, il mondo del lusso e il mondo del feticcio, merce feticcio, insomma, di cui parla anche Marx. E basta pensare appunto ad esempio di Viva Film, no? Come genere italiano, che stava nel panorama italiano, che era un genere cinematografico, quella centrale, in presenza della diva, della grande diva cinematografica, e a come appunto le signore andavano a cinema più volte a vedere lo stesso film per studiare gli abiti, gli oggetti, oltre che le mezze, i gesti della grande diva Francesca Bertini, ora la Borelli in occasione, e però appunto c'era questa attenzione al film per fantasticare, no? di trovarsi ad avere a che fare con questi soggetti. E andando un po' indietro, un meccanismo simile viene raccontato nella Signora delle Camelle del romanzo 1848, come diciamo prima, Bovary, come si ricordava prima, quando appunto le signore del bel mondo, no, vanno del bel mondo, vanno quando c'è la vendita all'asta degli oggetti, degli indumenti della grande cortigiana, prima per il portiere, all'inizio del romanzo, vanno a curiosare, a spiare quello che è il mondo degli oggetti e lo spazio della casa della cortigiana. E io da sempre, insomma, quando ho letto la Signora delle Camelle, il romanzo della Signora delle Camelle, mi sono sempre un po' divertita a immaginare una Emma Bovary tra queste signore, insomma, una Emma Bovary che si aggira, insomma, curiosa di questo mondo che la porta a fantasticarsi altrove e altrimenti, no? Che è il modo in cui Gautier
descrive il voyeurismo, il carico voyeuristico, cioè il soggetto è compulsivamente tende a immaginarsi sempre altrove e altrimenti, che è poi quello che il cinema chiede di fare uno spettatore cinematografico, insomma, nel momento in cui sottopone un testo filmico. La seconda parte di questo quinto capitolo è appunto centrata sugli ultimi fuochi di Kazan. Allora, il tempo vola, soprattutto quando si vorrebbero dire molte cose, e quindi mi sa che dovrò chiudere forzatamente su questo esempio, sperando poi di proporre una piccola coda. Gli ultimi fuochi è del 76, l'ultimo film di Elia Kazan, è stato un grande regista hollywoodiano, e che appunto saluta, adattando questo romanzo di Fitzgerald del 1941, il cinema classico hollywoodiano. Cinema classico hollywoodiano che, come appunto funzionamento suo interno, prevede un meccanismo di abbandono dello spettatore dentro un flusso continuo, e questa cosa la fa attraverso un determinato tipo di montaggio, perché quello che mi preme dire che, come ha sottolineato Di Bertoni, in questo libro c'è sì critica tematica, ma c'è anche passaggio forte per quelle che sono delle tecniche narrative, delle tecniche appunto linguistiche che si addensano attraverso gli oggetti. L'esempio che fa Massimo Fusillo, estrapolando dagli ultimi fuochi, appunto parlando della potenza metropolitica degli oggetti, è quello del produttore, protagonista del film, Star, che racconta lo sceneggiatore che cos'è il cinema sostanzialmente, e lo racconta facendo un esempio, dicendo lo sceneggiatore ha legato il suo mestiere, il mestiere che vorrebbe fare lo scrittore, ma insomma invece è costretto a scrivacchiare soggetti sceneggiatori di film, gli dice prova a isolare l'altro, cioè non pensare più agli angoli, alle parole, ma a immaginare soltanto quello che ti sottolinea, e gli fa una lunga descrizione di questa donna che è in uno studio, che fa tanti gesti, movimenti, si sfida avanti, insomma, è molto, accompagna l'immaginazione del sceneggiatore attraverso tanti frammenti, tanti dettagli che poi compongono un senso, un significato, tant'è che alla fine lo sceneggiatore gli dice come va a finire questa storia, vorrebbe sapere, comunque è entrato anche un meccanismo di sospensione, diciamo, di attesa per quello che sarà l'esito del racconto. Allora, in un film che saluta il cinema classico di Guglielmo, un cinema classico di Guglielmo che aveva al suo centro la forza dell'azione, la forza narrativa piuttosto che l'elemento descrittivo, però c'è appunto un'attenzione per una componente fondamentale del cinema, che è quello di lavorare attorno ai dettagli, lavorare attorno ai singoli pezzi per comporre un tutto. E allora, dal montaggio, no, classico, che è fatto di un linguaggio molto preciso, quindi che frammenta molto le immagini, le inquadrature, si può però passare a altre modalità poi di relazione stabilita tra spettatore e oggetto filmico, che vanno invece nella direzione di far emergere la descrizione, l'aspetto descrittivo. Questo film è del 76, non è banale che appunto Massimo Fusillo possa poi attraversare, anche se con i punti di stimolo, l'esperienza con il nuovo romano, e quindi la scuola dello sguardo, parlando appunto di come cambiano certi paradigmi, anche se appunto ci viene a dire che in quel caso l'oggetto feticcio non c'è o c'è in un'altra forma. Allora, mi fa piacere sottolineare come anche il cinema, nella sua evoluzione, in qualche modo stabilisce una relazione diversa con lo spettatore. Pensiamo alle rupture del neorealismo, alle rupture della nouvelle vague, che appunto in molti casi danno molto più spazio alla descrizione che non all'azione, alla parte scrittura che non all'azione. Allora, per concludere, insomma, anche se veramente ci sarebbero tante cose da dire, ritorno soltanto brevissimamente sull'aspetto appunto voyeuristico, sull'aspetto di identificazione. Gli
anni 30, la ricerca di Napoli del 1934 di Stenberg, Madeleine Dietrich, come ha sottolineato anche una studiosa femminista, una teorica femminista, Laura Manby, che si procita, appunto nel rapporto, nella relazione che von Stenberg stabilisce con questo corpo di attrice attraverso l'utilizzo di fare la macchina da presa, però abbiamo un esempio di feticismo filmico, no? Che secondo la Manby supera il classico voyeurismo maschile, che invece è presente nel cinema classico e in particolare nei film di Hitchcock. E questa cosa avviene attraverso la frammentazione del corpo dell'attrice. Allora c'è veramente una linea che potrebbe accompagnare il percorso fatto da Fusillo, che ci porta al corpo merce dell'attrice dalle cinema delle origini, diciamo così, e da quella relazione anche con l'innovazione tecnologica che è costante, nel senso soltanto che il divismo nasce nel 1909, diciamo così, insomma, si dà questa data, ed è fondamentale un elemento, quindi siccome il primo piano, perché il divismo si imponga, cioè come il primo piano del volto dell'attrice. E questo volto dell'attrice è un volto dell'attrice che proprio in quel momento assume un nome e un cognome, perché, e questo insomma mi fa piacere ricordare, visto che Fusillo in uno degli ultimi capitoli cita, insomma, veramente, non so, l'uomo autore, parla, analizza l'uomo autore di Zadie Smith, appunto dove in questa attraversamento che fa dell'oggetto icona, che appunto per un discorso sul cinema interno a questo è molto importante, l'oggetto icona, appunto, il protagonista di questo film riesce a recuperare Alex, una Kit Alexander, una diva degli anni 40 dimenticata, e alla fine riesce a portarla in Europa e la fa diventare ricca vendendo i suoi autografi in un momento in cui viene data per morta. Allora, è questa, no? È questa elemento del romanzo, c'è veramente la storia, storia vera del divismo cinematografico, che è nato nel momento in cui Lemmle, un impresario hollywoodiano, ha deciso di farsi capire la biografia, cioè quella che era la ragazza della casa di produzione cinematografica Biograph, che non aveva come cognome, e attraverso questa sparizione che è una finta morta, e così via, ha reso famosa la Biograph Girl e le ha dato finalmente un nome e cognome, che è Florence Lawrence, e così si tende a far nascere il diviso con questo gesto, con questo atto pubblicitario, con questa trovata pubblicitaria di Lemmle. Allora, appunto, ci tenevo a chiudere con questo perché secondo me questo libro, come si è detto più volte, ha un legame forte con la contemporaneità, anche proprio con un discorso che può riguardare questo del corpo come merce, in tante sue possibili articolazioni, e quindi insomma il corpo merce dell'attrice è un altro degli elementi legati al divismo che credo ritorni dentro il libro e che possono essere soggetto ulteriore approfondimento e articolazione. Grazie. Allora, ringrazio innanzitutto tutti per essere stati puntuali e diciamo di non aver troppo obbligato me a diciamo a tassare, essendo un momento difficile per un moderatore chiedere il tempo, ma è per consentire non adesso al massimo possibile di parlare, perché vi togliamo la parola, la lasciamo un attimo a voi, abbiamo concordato un po' questa strategia, nel senso che il pomeriggio è stato molto denso, quindi non vogliamo essere solo da questa parte a parlare. Se c'è qualcuno che vuole subito pure delle domande, ecco così. Yeah.
Su permetto, quindi deve parlare adesso. Non ci sono altre domande? Possiamo fare un giro dopo, insomma, io lo lascio fare la passione, non presenteremi la ricordo che ho fatto. Grazie. Io vorrei innanzitutto ringraziare tutti i relatori, tutti gli intervenuti, che faccio sempre rispondo, l'organizzazione, Olivieri, per la moderazione. Scusate la tosse. E veramente è stato molto, molto bello per me già ricevere tutti questi stimoli, diciamo, di a partire da quello che ho scritto. E mi limiterò, se non voglio appunto parlare troppo a lungo, mi limiterò ad alcuni punti interessanti su cui c'è da riflettere. Insomma. Lascio la questione del simulacro all'ultimo perché forse è la più difficile. Quindi incomincio da Merlino. Ma io penso sempre che scrivere, cioè i libri che scrivo li scrivo sempre pensando che poi possano essere ampliati, come anche con l'esempio di essere anche se era stato fatto, cioè nel senso che credo che sia impossibile per qualsiasi libro, ma particolarmente per un libro di comparatistica, sia impossibile essere esaustivi. Cioè, la mia idea non è mai quella di ingabbiare un fenomeno fluido, complesso come la letteratura, in una serie di categorie, tipologie. Ovviamente faccio anch'io le categorie di tipologie perché è la maniera per cercare di fare griglie di interpretazioni, però sempre pensate in maniera aperta, libera, a nuovi contributi. Quindi accetto benissimo i suggerimenti. Il motivo per cui non sono entrati oggetti come luoghi o oggetti impalpabili come la musica è perché appunto il libro vuole essere soprattutto sull'oggetto feticcio in quanto oggetto materiale, oggetto appunto fatto di materia brutta, a cui poi diamo invece un significato emotivo. Infatti il libro che sta per uscire anche in Francia conserva il titolo che avevo scelto io, che è L'Objet Fétiche, l'oggetto feticcio. Poi Molino ha preferito feticcio al plurale, che indubbiamente è un po' più di richiamo, più sintetico, quindi. Però viene soprattutto di oggetti che diventano feticci, questo, luoghi. Però sicuramente i casi di Rousseau sono interessantissimi e ci penserò. Quanto a Munch, ci ho dato molto spazio perché proprio sintetizza quello che io intendevo appunto per oggetto feticcio, per oggetto che si fa carico di ricordi e soprattutto quando è invece oggetto banale e deperibile come il mozzicone. E fra l'altro poi la cosa che mi ha affascinato è che lui poi veramente ha fatto questo museo dell'innocenza, che purtroppo non ho potuto vedere mentre facevo il libro perché non è stato ancora aperto, ma aperto in questi giorni, per cui diciamo che prima o poi dovrò andare a vedere a Istanbul. Il vero è molto strana come operazione, cioè lui ha fatto un museo di oggetti che stanno in un romanzo, cioè un'opera di immaginazione, anche non è certo il primo, ho conosciuto un libro, per esempio, perché mi dice, sto pensando a fare un museo di oggetti della letteratura del chewing gum di Lolita, che è un po' strano, perché ho a che fare un artista, ma trovo il chewing gum di Lolita, possiamo dentro il tabaccaio, il chewing gum, poi dicono quello di Lolita, quindi. Però insomma lui invece l'ha fatto veramente perché ha fatto appunto un'opera di arte visiva, quindi anche in questo comunque per me è molto importante. E sì, anche io alla Biennale del 2007 l'ho amato moltissimo l'installazione di Sorricalla, anche lì non è un oggetto materiale, è un testo quello che diventa felice, il testo di Serena che però viene appunto ripetuto mille volte e quindi viene feticizzata. Tra l'altro mi piace ricordare che oltre la versione rassiniana e dato il punto che ha parlato di Campe, quindi diversi registri stilistici, oltre alla versione rassiniana elevatissima, c'era una divertentissima versione di Piero Tizzetto, che è stata coinvolta da Sorricalla nel leggere questa email.
comunque si è feticizzato e diventa appunto un rito. Quindi sono d'accordo con un rapporto tra feticcio e reliquia, che ovviamente sono d'accordo su Flaubert, che è stato ricordato più volte, sono d'accordo che poi gli antimoderni sono quelli che leggono meglio il moderno anziché lo creano. E dato che appunto poi si è parlato anche del doppio, della questa riedizione del mio saggio sul doppio che inaugura questa collana lettere persiane di Monchi, non c'è ancora riflettuto, ma mi interessa molto questo fatto che in entrambi i casi sia un doppio, cioè l'oggetto feticcio di Flaubert sia doppio. La differenza è importante, cioè quello il portasigle appartiene al feticismo positivo, al feticismo creativo, al feticismo appunto non mortuario, non distruttivo. E insomma, di queste due maniere di parlare il feticismo, di intendere la parola feticismo, poi parlerò alla fine quando voglio riprendere la questione del simulacro, che mi interessa molto. Ecco, per quanto invece l'intervento di Carillo, sono molto contento appunto che lui lo abbia visto come un atto emancipatorio, perché in fondo non era il mio obiettivo, però appunto è una cosa che sento, anche quando l'ho fatto come corso di all'università, adesso che si sono scoperto di essere feticista. In realtà appunto l'idea emancipatoria è l'idea che il feticismo sia appunto un meccanismo presente in tutti noi in dosaggi diversi, e che sia un meccanismo creativo. Molto d'accordo sul Kairos Kronos, evento fatto, e grazie anche per questo passo di Marlon che mi sembra straordinario, perché sembrerebbe appunto Burks, sembrerebbe veramente molto dopo, insomma, invece è un passo completamente camp con questa scrittura così erotica del mito di Appione, anche scrittura performativa, insomma, legata alla performance e al peeping, al spiare, al guardare. Sì, sulla finta caccia poi, oltre a Matthew Barney, che ha moltissimo, sa che è rimasto appunto, ha scritto molto, e credo che come artista, come narratore, avrebbe molto più vantato, secondo me, non sarà un grandissimo artista, però comunque è un artista che aveva delle capacità che poi sono ormai invece un po' dimenticate in quanto si ricorda soprattutto appunto per la categoria del masochismo. Ecco, sì, ringrazio veramente Tilly Bertoni per aver ricordato i miei inizi che pochi sanno, diciamo, che non derivavano veramente da me, ma dall'insegnante che un po' fondamente mi aveva proposto proprio lì a quella tenera età. Quelle cose che poi distruggono a forza o tipo dopo che marca una persona, però io in fondo sono contento di quell'inizio di tanti anni fa. Grazie anche soprattutto per aver messo in luce le cose che tengo molto come lavoro compositivo del feticismo e la sua grande rischia che fa uscire l'implicito, queste sono cose veramente molto importanti. Ecco, sulla questione del libro non feticista ci arrivo subito, però non metto appunto come conclusione, perché la conclusione metto le cose più problematiche, quelle diciamo su cui occorre riflettere un po' di più. L'ultima cosa invece su una masetta che appunto mi faceva molto piacere ci fosse la voce di qualcuno che studia il cinema seriamente, e sì, sono molto d'accordo sulla questione dell'occhio strutturato e del montaggio, del dettaglio che è veramente l'anima del film del cinema. Ieri ho visto un film che ho amato moltissimo, questo Hunger di Steve McQueen, dove l'uso del dettaglio per esempio è straordinario, non è niente di quello, è una festa visiva che poi è passato vicino. Ma
sul divismo, lì credo che forse in una possibile seconda edizione mi piacerebbe ritornare, perché il divismo e il dualismo sono meccanismi sociali, sociali e culturali con cui il feticismo si espande, si costruisce, si organizza. Allora questa asta degli oggetti della signora del Camelia, che potrebbe essere stata Emma Bovary, in realtà è un po' l'archetipo di tante altre aste o collezionismi che oggi arrivano invece da, vengono costruito sul web, sul fatto che certi oggetti diventano mitici, appunto diventano fetici grazie anche alla propagazione in rete della possibilità di avere cose che poi stranissime, insomma, lo spazio della denti di un particolare personaggio o via dicendo. Quindi il divismo, e questo fatto ci porta veramente all'ultimo punto, che era quello problematico del simulacro. Simulacro, consumo, desiderio. E questo punto è il più problematico, perché si lega alla connotazione negativa che la parola feticcio ovviamente ancora ha in parte nella nostra cultura, nel nostro linguaggio. Infatti non è un caso appunto che in questa presentazione, in questa tavola rotonda, ci sia stato sia chi ha detto appunto che voleva fare il manifesto feticisti di tutto il mondo, uniamoci, sia chi ha avuto il libro con me feticista. Potrebbe sembrare in contraddizione, ma non è in contraddizione, perché la seconda, cioè quando Gigi Bertoni dice che non è feticista, giustamente si chiama a feticismo come, appunto, come idolatria, come ossessione maniacale, come appunto componente che può diventare negativa, può diventare appunto anche mortuaria. E questa è una componente che io non nego, che c'è ovviamente nel feticismo. Quella che però ho cercato di valorizzare io, che appunto è quella invece, diciamo, creativa di esorcizzazione di questa componente mortuaria troppo idolatrica, e che è quella appunto terapeutica, come ha detto Ugo, cioè quella per cui l'infinitizzazione del dettaglio, che è l'anno appunto del feticismo, diventa poi il sistema creativo con cui si crea una visione diversa della realtà, delle cose, del mondo in cui siamo. E a quel punto il problema appunto di queste due nature del feticismo, quella positiva, catartica, creativa, e quella invece negativa, e potrebbe essere anche rapporto tra feticcio e simulacro. Ora, io ho dato molto spazio al concetto di simulacro e a questa seconda componente, perché per mia attitudine tendo appunto a non essere apocalittico e a non amare molto una certa tendenza apocalittica che la cultura contemporanea ha, soprattutto appunto la cultura a cui appartengo, la cultura di sinistra, che però appunto ha una tradizione apocalittica che negli ultimi tempi si fa sempre più forte. Questa tendenza apocalittica appunto poi vede la nostra epoca come un'epoca ovviamente inferiore a quelle precedenti, un'epoca in cui esiste solo il simulacro, l'inautentico, il consumo e non il desiderio. Su questo il consumo e il desiderio, ovviamente non c'è dubbio, questo non lo nego, no? Che la nostra epoca contemporanea parla un po' in questa direzione. E in realtà anche c'è tutto questo Paolo fatto parlare molto, crisi di desiderio, e indubbiamente una certa pulsione, compulsione, non pulsione, compulsione al godimento che ci viene imposta da una cultura dominante va in questa direzione. Però non credo che appunto tutto ciò che sia consumo, che sia merce, che sia rapporto con gli oggetti vada messo su questa, se non l'avessi detto questo libro. Cioè, credo che ci siano delle forme di degenerazione, ci siano delle forme, però
c'è appunto invece anche una componente visiva, creativa e positiva e catartica appunto del feticismo, anche appunto in fenomeni come la pubblicità, la moda, che sono appunto fenomeni di elaborazione della cultura. Per questo credo appunto che appunto non mi sono soffermato molto, però sono ovviamente consapevole che il simulacro può essere visto appunto come una degenerazione del feticcio e dovuta appunto anche a una calo della capacità desiderante. Però in fondo il mio libro è quello che ho cercato di fare con questo libro, e invece credere che questa capacità desiderante non finisca mai. Io direi diciamo abbiamo perso l'occasione, c'è il presidente Popper di un microfono, non siamo qui visto che era venuto qui. Io direi, a meno che non ci sia qualche un'altra domanda intermedia o qualche supplemento di feticismo dichiarante, così potremmo terminare qui, non so, ditemi, non voglio tagliare la parola. Tra l'altro vi propongo, vedo che ci sono, avete alcuni colleghi che si già formati, e faccio una proposta, diciamo, abbiamo un sito cui c'è questo, forse meno. Abbiamo un sito in cui c'è uno dei sotto link che è intitolato Canone, canoni e multicultura. Beh, questo io penso che sia un aspetto di una riflessione sul canone attuale. È un peccato che la discussione stasera si vuole così, che non abbiamo la possibilità di qualcosa, perché lasciamo stare la rivolta degli oggetti. Sì. Sì, no, io non ho chiuso la discussione, ho chiuso il microfono perché diventa veramente rispetto a questi testi di poterli mettere in rete, perché mi sembra che il pomeriggio è stato molto denso, e è un peccato che se ci sono delle cose già scritte da poter dare, eccetera, averli in un sito potrebbe essere qualcosa che rimane, perché poi tendiamo a essere forse troppo volatili, no? Noi che organizziamo, visto che la discussione è stata così ricca. Non so se c'è qualche altra. Volevo fare solo una domanda Massimo Cesillo, perché ci sono arrivate, insomma, appunto andando attraverso tutto il suo percorso. Ma una esperienza dell'arte visiva contemporanea come il found footage, in fondo sono un metraggio ritrovato, sono dei frammenti, e c'è anche una fissazione a volte feticistica su un bacio, cioè un singolo fotogramma di un bacio che viene riproposto, rallentato, riattivato, e comunque appunto insomma anche quella è una potenzialità mitopoietica, no? Del fotogramma che diventa un oggetto come fosse una fotografia riattiva l'immaginazione di uno spettatore estrapolato però dal suo tutto, cioè dal suo intero, che è il film, insomma tutta la pellicola. Mi chiedevo se avevi pensato a questa esperienza. Sì, no, questa non ci ho pensato nel libro, però penso che perché forse è una tipologia diversa da quelle che ho individuato io, però mi sembra che il meccanismo sia sempre quello. Poi in fondo anche l'arte visiva nei confronti del cinema, quindi adesso mettendo proprio fra parentesi la letteratura, l'arte visiva nei confronti del cinema ha spesso questi meccanismi di feticizzazione, o perlomeno lavora sulla feticizzazione del cinema oggi, quando il cinema è diventato appunto un'età, un'arte
in qualche modo anche museificata o superata da nuovi media. E per esempio, a me è piaciuto moltissimo l'installazione di Douglas Gordon in cui il Psycho Hitchcock dura 24 ore, perché ovviamente non l'ho visto tutte 24 ore, ma quello che ho visto era straordinario, perché si scopriva un altro film, ovviamente un film visto così a una velocità così lenta diventa un nuovo film. Oppure quest'anno un altro artista che era all'ultima biennale, che amo molto, Christopher Morley, lui ha fatto questo, anche lì sono 24 ore di installazione in cui ogni minuto viene da un film in cui si vede l'orologio che dice quel minuto. E anche lì appunto questa estrapolazione, cioè in fondo credo che sia una cosa in cui il fotogramma, che è qualcosa che in genere fluisce, è un'unità minima che non percepiamo, così diventa invece feticcio e apre nuove forme di ricezione e di visione, per cui mi sembra molto interessante. Volevo chiedere, non so se si sente senza microfono. Sì, secondo me sì. Grazie. Io la discussione mi ha molto incuriosito, quindi sicuramente al più presto leggerò insomma l'oggetto della discussione. Mi veniva in mente una cosa, come studioso del Rinascimento, soprattutto nella poesia erotica del Rinascimento c'è una tecnica che è quella di esaltare la bellezza di un corpo scomponendolo nelle singole parti. Quindi questo corpo scomposto, quasi anatomizzato, ecco, le labbra della mia donna sono belle come quelle di Diana, la pelle è candida come quella, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo questa tecnica di smontaggio quasi anatomica, però poi anche di ricomposizione. Allora mi chiedevo, qui siamo dentro o fuori il feticismo? Perché da un lato c'è questa forma di sineddo che è poi la base del feticismo, la parte per il tutto, però questa parte poi viene comunque ricomposta, perché quelle singole parti compongono quel corpo bello che è poi l'oggetto del mio amore. Quindi siamo, ecco, forse dentro e fuori contemporaneamente, no? No, credo che siamo abbastanza dentro, perché comunque quando si isolano dei dettagli e si fa comunque un'operazione di sguardo feticistico. Poi appunto questa è una cosa interessante, la differenza tra dettaglio e frammento, perché nel dettaglio il sistema è sospeso, però c'è, cioè, l'insieme c'è, io faccio vedere solo, cioè Bresson fa vedere solo i piedi di Giovanna d'Arco che va a rogo, però poi dopo Giovanna d'Arco c'è, l'abbiamo vista prima, la vediamo anche dopo. In quel momento però preciso fa questa scelta rivoluzionaria, straordinaria, appunto, di amore del dettaglio. Invece nel frammento l'insieme non c'è. Non c'è, o perché si è perduto per motivi di storia del testo, oppure perché chi scrive ha deciso di rinunciarci, cioè chi scrive direttamente in frammenti. E quindi la differenza tra dettaglio e frammento è interessante. Allora, il fatto che ci sia l'insieme nel dettaglio non significa che non sia feticismo, anzi al contrario, il dettaglio, anzi forse nel dettaglio rispetto al frammento c'è ancora più questa tensione parte tutto, perché il tutto c'è semplicemente che io l'ho sospeso, in quel momento non te lo sto facendo vedere, non te lo sto descrivendo, ma c'è. No, soltanto una domanda molto veloce, quasi coatta, nel senso che abbiamo scelto la palla da baseball di Londelillo, abbiamo scritto Teoria della letteratura, allora una cosa te la devo chiedere per forza. L'ho trovato il libro, e credo sia voluto, però voglio che lo dica tu, un riferimento al, come dire, al feticcio narrativo, in che senso? Potremmo dire, per intendersi a McMuffin e Hitchcock, ovvero a quella tipologia di oggetto che sta a metà tra l'arma di Chekhov, che veniva evocata stamattina, e il barometro di Barthes e di Flaubert, di cui abbiamo parlato, cioè oggetto né troppo funzionale né per niente funzionale, oggetto che è beniamino del narratore, diversivo della trama, oggetto, per intenderci, che sta lì e diventa una sorta di ripetizione ossessiva, ha una funzione narrativa che però non è, diciamo, non è una vera funzione.
ha una funzione forse immaginaria, che però non è nemmeno il simbolo, non è per intenderci l'Holland Drive, per citare un testo scenografico che amo, che vi ricordano così, che è andato a Parigi, ricordo, e appunto non è la statuetta blu, no? È altro. Allora, perché? Non è un feticcio? Sentiamo magari Tinde. No, vabbè, risponde prima. O risponde prima. Poi tanto rispondo velocemente perché credo che sia un feticcio, però forse è un feticcio, diciamo, meno per il suo, mentre interessa il momento in cui insomma un oggetto diventa feticcio anche per un suo valore in quanto oggetto, diciamo, per un suo valore, per una sua anche valorizzazione della sua materialità, insomma, qui invece sembra che appunto valga soprattutto il valore compositivo, affettivo, però certo è una di quelle cose su cui potrei continuare a riflettere, sì, insomma, ecco, sì. E, cioè, una sorta appunto di... sì, di ossessione personale, di... D'altronde io sono continuato a lavorare un po' sul lavoro, sul tema del dettaglio che è molto vicino e cercando di fare una tipologia dei dettagli con i miei studenti quest'anno all'Aquila, per esempio usciva fuori questa categoria del dettaglio epifanico che potrebbe essere un po' vicino a quello che dici tu. Cioè a un certo punto non riuscivamo a questo non è un dettaglio puramente decorativo, no? Che è l'esuberanza dei dettagli di cui abbiamo parlato, quella che anche Flaubert c'ha, che insomma, ti mette tante di quelle cose, è chiaro che non tutte sono, non tutte contengono l'assoluto, ecco, per dire. E qui è il dettaglio, poi c'è il dettaglio invece funzionale, lo sappiamo benissimo, cioè Eckhoff, insomma. E questo forse, quello che dici tu può essere vicino a una categoria che noi abbiamo fatto spesso nell'uso del dettaglio, che è il dettaglio epifanico, il dettaglio che ti schiude, qualcosa, insomma. Posso no, io vabbè, rinuncio appunto al versante umoristico perché preferisco invece, no, pensarla per un'altra volta se capiterà, perché invece volevo collegarmi a degli spunti venuti dalle altre relazioni della discussione, uno questo appunto del dettaglio, della differenza tra frammento e dettaglio. Allora pensavo anche a una cosa poi fin troppo scontata se vogliamo, ma il ruolo che il dettaglio ha nella modernità per il cosiddetto paradigma indiziario, insomma, no, il discorso di Innsbruck, eccetera, mi sembrava interessante perché mi sembra un ruolo fondamentalmente antifeticista, perché è il dettaglio che viene sempre utilizzato dalla critica d'arte, il metodo di Giovanni Morelli, dalle indagini poliziesche e giudiziarie, dalla filologia, per ricostruire il sistema, no? Per risalire al tutto, non viene mai isolato, non viene mai consacrato. E in un certo senso questo, diciamo, dettaglio come base di paradigma indiziario, di paradigma razionale, viene feticizzato forse in qualche modo. Poi invece il valore del feticcio del Novecento, gli aspetti che ha esplorato il dettaglio epifanico, beh, lo fanno un po' esplodere, fatto sta che rimane tuttora. Per esempio nella filologia, alcuni di noi ne hanno fatto esperienza, insomma, mi è capitato personalmente con quel grande feticista poi che svevo, si deve datare un suo testo di quelli ovviamente inediti, e la cosa migliore è partire dal dettaglio del manoscritto, partire dalla macchina da scrivere, dalla sfumatura, non so, la data, il termine antequem o postquem fissato da un aspetto del contenuto e così via. E questo era appunto il primo punto che ponevo a Fusillo, se come lo vede lui il dettaglio indiziario. L'altro punto mi ci ha fatto pensare all'interessantissima osservazione di Anna Masecchia sul divismo. Pensavo si può considerare anche il feticcio, la feticizzazione, come un aspetto della libertà e della imprevedibilità della ricezione. Perché pensavo ci sono ad esempio molti film che in se stessi non colpiscono la ricezione come era stato previsto, è invece un loro aspetto, un loro dettaglio, spesso magari il divo o la diva, a
colpire profondamente, ad avere magari un impatto, non so, sulla mentalità, sull'immaginario, sul costume. L'esempio che mi veniva in mente, se ne parlò già in un convegno, in un incontro su letteratura e pubblicità, è un film come Per chi suona la campana, tratto dal romanzo di Hemingway, doveva avere un ruolo fortemente, no, di film engagé, di opera impegnata, di opera politica. Un disastro, il film, Hemingway ne rimane scontentissimo, litigio furioso con Sam Woody, il regista, il film, diciamo, va male, complessivamente stroncato dalla critica e così via, ma c'è Ingrid Bergman che, siccome interpreta una ragazza rapata dai franchisti, che si è aggregata a una banda appunto di partigiani repubblicani, è sempre in pantaloni e ha i capelli cortissimi perché è stata rapata, bene, lei diventa il feticcio di una quantità di spettatrici, e non è una cosa irrilevante, non è una sciocchezza, la quale, perché ha un profondissimo ruolo nel costume. Quando il film arriva in Italia, quindi è una donna che porta i pantaloni, è una donna con i capelli corti. Per l'epoca, siamo ovviamente negli anni 40, siamo in epoca ancora, insomma, di repressione, perbenismo, eccetera, è liberatorio. Poi è un disastro perché il taglio di Bergman, tutte le donne lo copiano, ma non sanno che lei aveva il parrucchiere sul set che quei capelli fintamente liberi glieli ripettinava continuamente. Alle donne che la copiano sta male, ma ha comunque un valore liberatorio, quindi il film si radica nell'immaginario per questo dettaglio feticizzato, che è del tutto certo diverso da quello che era stato previsto come forma di radicamento. Sì, sono assolutamente d'accordo che l'indizio non è in genere feticistico, cioè anzi serve appunto con una forma, con un'attitudine, diciamo, appunto molto intellettuale a ricostruire un insieme perduto. E non si potrebbe mai dire appunto che l'archeologo che dà un dettaglio ti data un sito sta facendolo per essere feticista, semplicemente sta usando un dettaglio per... E là infatti si parla di archeologi, si parla di gente che capisce che quella tela è di Mattia Preti e non di Battistello perché c'è un dettaglio che Mattia Preti faceva in una certa maniera. Ciò non toglie che però invece ovviamente nelle arti visive, nella pittura, cioè, dettagli di tipo feticistico ce ne sono tantissimi nelle nature morte, ma anche dettagli della figura umana, insomma. Però sono discorsi appunto diversi. Però mi è interessato molto quello che ti ho detto sulla ricezione. Cioè, credo che il dettaglio, per questo stiamo quasi parlando più di dettaglio feticistico, però appunto dettaglio feticistico, cioè dettaglio feticizzato, sia molto una questione anche di sguardo del fruitore, di qualsiasi fruitore stiamo parlando. E per esempio, io non mi sono occupato di teatro, perché appunto non solo perché, vabbè, sennò il libro cresceva troppo, ma anche perché a teatro è molto, molto difficile, cioè ci sono degli oggetti feticci in tutti gli artisti, in tutti i registi, hanno un valore, però ha un funzionamento tutto suo, il dettaglio a teatro, è più sfuggente, diciamo, l'oggetto feticcio, il dettaglio a teatro, è più sfuggente, e parlando con il teatro mi diceva, è una questione soprattutto dello sguardo dello spettatore, che decide di nucleare un dettaglio, ed è la bravura dell'attore che lo spinge a nucleare quello e non un altro. Però lo spettatore al teatro è molto più libero di muovere lo sguardo dove vuole e di fissarsi su un dettaglio, quindi è lui poi quello che decide cos'è oggetto, cos'è dettaglio, cos'è feticcio in uno spettacolo col suo sguardo, quindi è difficile stabilirlo noi come studiosi. È un fatto veramente, là è veramente un fatto di ricezione. E mi ha detto appunto mio caro amico teatrologo, collega all'Aquila, Ferdinando Tavieri, ha detto è una cosa che bisognerebbe fare soprattutto lavorando con gli attori, per fare un buon seminario sul dettaglio a teatro ci vorrebbero 7-8 anni di lavoro. Quindi insomma ci ho un po' rinunciato, però credo che il teatro è un caso estremo di una cosa che c'è sempre, cioè che enucleare un dettaglio è innanzitutto una cosa di ricezione. Poi ovviamente il cinema spesso te lo fa lui di evidenziarlo, però non sempre. Cioè. Però no, appunto, quello che cercavo di dire prima è che nel decoupage classico, no, c'è questa, sì, messa in sequenza magari di dettagli per far sì che lo spettatore poi stia lì a seguire l'azione. Però ad esempio quello che dice Bazin rispetto
alla dialettica tra cadré e cachet, cioè tra quello che è inquadrato e quello che resta nascosto, perché resta sempre qualcosa fuori, e quella che è la svolta poi nella realistica è un po' quello che tu dicevi della visione teatrale, cioè il plan séquence che lui vede come figura tipica del neorealismo, lascia allo spettatore la libertà di scegliere quale dettaglio, su quale dettaglio, insomma. Non so se parlerei in quel caso di oggetti feticcio, però insomma sta di fatto che c'è una libertà maggiore per lo spettatore, che può condurlo però a selezionare delle porzioni o degli oggetti particolari che poi da investire appunto di affetti, di affettività, di emotività o di significati simbolici. E questa è una cosa che sicuramente dal neorealismo passa alla nouvelle vague, insomma, invece in quel caso funziona, cioè se si pensa al film di Truffaut, veramente là appunto ci sarebbero degli esempi anche belli da fare, a partire dalla statua uscita l'effetto Pigmalione, che ovviamente c'è come insomma sottotesto di questo percorso, e la statua di Catherine, la statua che evoca già, che anticipa Catherine in Gilles Jim, già solo quella, no? L'effetto Pigmalione, la statua che si anima, e appunto insomma è un qualcosa, però una libertà che arriva alla nouvelle vague dal neorealismo, cioè il neorealismo dà l'apertura dello sguardo dello spettatore che seleziona quello che vuole, e la nouvelle vague se ne serve in qualche modo per decoupé in maniera differente, cioè per creare un montaggio differente, che di nuovo frammentare magari, o che va sul dettaglio piuttosto, ma che insomma non è quello classico, quindi c'è una rottura che passa attraverso l'esplosione dello sguardo. Bene, penso che diciamo la nostra vocazione feticistica sia stata abbondantemente soddisfatta, e ringraziamo grazie a voi il Fusillo di averci rendo consciente del nostro desiderio di letteratura. Va bene. Grazie a voi veramente.